meno niente. Tu stai programmando perché per un anno più o meno vediamo se parte il mercato, non puoi partire tre mesi, dopo tre mesi andartene a casa come ha fatto da altre parti, perché da altre parti sono partiti poi dopo sono miseramente falliti perché non hanno avuto la possibilità di continuare. Questa organizzazione qua, bene o male, secondo voi non era la condizione di poterlo fare? No. Non c'è la condizione, non lo so, perché non sono proprio diretti, però ci hanno risposto che non erano favorevoli a una sperimentazione di un anno. Quindi si fanno le cose, si fanno fatte in una determinata maniera. Ma è scattato a co-diretto diretto? No, a co-diretti probabilmente farà dell'altro che abbiamo noi a co-diretti, farà qualche parte. Devo anche dire che nei banchi del mercatino, una parte sono veramente, sono metà metà, quindi. Allora, il problema di fondo, io ho molto apprezzato che diceva il consigliere Barco quando diceva che non c'era una tale confine e quindi vanno coinvolti le strutture. È questo che ci ha mosso nel fare il mercatino. Non solo, però vado anche più in là, oggi ci sono esperimenti che vengono fatti, tentativi di rapporti anche con Rovigino, perché c'è un problema di tale di confine o di altro. Quindi l'ipotesi, se volete, amministrativo-politica era proprio quella di andare a un coinvolgimento di due realtà con termini e questo è stato posto con molta chiarezza a più associazioni. Dopo alcune sono andate più veloci e altre sono andate meno veloci. Ma il tema di fondo resta, e questo non vuol mica dire che si rifiutano rapporti. Personalmente ho un ottimo rapporto, non solo con il diretto, ma anche con i massimi dirigenti, quindi non è questo il problema, tanto è vero. Che la Codirettiva collabora stabilmente ad altre iniziative in questo comune. Però una formula di mercatino a chilometri zero, io sono convinto che oggi non possa prescindere da una collaborazione tra produttori veronesi e produttori maggiori. Quindi questa è la scelta che viene fatta e su questa scelta preliminare il campo è assolutamente aperto. Chi non vuole partecipare sta fuori, chiaro? Chi non vuole partecipare, non chi non è invitato, chiaro? Chi non vuole partecipare sta fuori, ma sono invitati tutti, anche con qualche impeto d'amore, tra l'altro, rispetto ad alcuni, rispetto ad altri. Prego. Sono soddisfatto della risposta, nel senso che mi sembra che sia già chiaro, e comunque insomma, non sono attagliato per questo, che probabilmente ci non è vero. No, ma tu stai dicendo cose che non sono vere. Oggi, in questo momento, alcune associazioni hanno più difficoltà di altre. Esatto. Ma non è che se lo tagliate. Allora, è opportuno integrare il nostro territorio con quello mantovano, giusto? E quindi dare la possibilità, probabilmente anche da qualcuno che viene dalla provincia di Mantova, di essere il gestore del nostro mercato contadino. Cioè, io vado anche più in là, se vuoi. Sì. Oggi, se conosci il settore, nella provincia di Mantova ci sono molte iniziative tenute dalla Coldiretti, che vedono integrazioni tra Mantova e Verona, cosa che in questo momento su questo territorio è più difficile fare. Allora, noi non siamo in grado oggi di intervenire sulle politiche aziendali di alcune strutture, però mettiamo a disposizione le strutture per fare queste cose. Se uno vuol venire, viene. Se non vuol venire, viene a staccare. Andiamo a vedere chi sa che nel mercato contadino attuale ci sono espressioni diverse di appartenenze. Confondere le cose, purtroppo la realtà è la gestione delle cose, la realtà. Sì, va bene, forza. Ci sono ulteriori interventi, queste collaborazioni. Una visualizzazione solo. Sul nuovo piano commerciale che andremo a provare prossimamente, comunque visto anche una legge regionale del 2010, ci saranno degli spazi ulteriori, sempre in piazza, per produttori agricoli. Che già magari con quella famosa riunione abbiamo accennato, cioè ci saranno degli spazi per i produttori e altre cose insomma, che magari si possono utilizzare insomma, anche per la Coldiretti, se vuole partecipare, ci saranno. Ah, grazie. Porteremo il prossimo video. Bene. Favorevole con le integrazioni? Punto 8, abbiamo mozione del protocollo 82-96 presentato dal gruppo consigliato Gianni Varese riguardante la possibilità di costituire la protezione civile. Prego,
se questa è la nozione alla quale facevo riferimento è il voto. No, scusa, ho sbagliato. La nozione alla quale facevo riferimento è il vice consiglio, per la quale sarebbe probabilmente stata buona forma una trattazione ancora nel consiglio del 16 di agosto. Dico questo perché si sente parlare ogni consiglio comunale ormai dei comitati di fondazioni, di organizzazioni, di organismi di qualunque tipo. Questo potrebbe essere, nel momento in cui dovesse prendere piede, qualcosa di effettivamente necessario che potrebbe portare fin da subito un notevole beneficio alla popolazione di Nogara. Il testo, proprio andando a leggerlo velocemente, l'esperienza riscontrabile in questi anni sul territorio nazionale riguardo all'operatività della protezione civile, l'abbiamo riscontrata anche negli ultimi giorni, dimostra che avere a disposizione un'istituzione di volontariato simile può portare considerevoli vantaggi in grado di gestire sia piccoli eventi paesani sia le grandi emergenze tipo alluvioni o sismi, ma anche altre. Considerato che in tutti i casi in cui si sono verificati disastri ambientali, i gruppi di volontari della protezione civile hanno avuto una parte determinante unitamente ai vigili del fuoco e ai volontari della Croce Rossa per soccorrere e aiutare a alleviare le sofferenze di tanta parte della popolazione così gravemente colpita. Considerato che tale preziosa risorsa che si andrebbe a formare potrebbe essere impiegata per garantire la pubblica sicurezza in eventi e manifestazioni nogaresi, oltre che coadiuvare il locale corpo di polizia municipale, il quale da anni si trova a corto di agenti sul territorio. Precisato che pur non potendo competere in quanto mezzi a personale con altre grosse organizzazioni di livello nazionale, tipo il gruppo isolano, nella gestione delle grandi emergenze, non verrebbe a sovrapporsi a quest'ultimo, il gruppo comunale di protezione civile fornirebbe invece un valido supporto a livello locale per la gestione di eventi, oltre a garantire una pronta risposta per le piccole emergenze, sempre come abbiamo visto qualche giorno fa. Verificato che a Nogara, come in gran parte dei comuni della Bassa Veronese, nonostante la vicinanza con le zone recentemente terremotate e la recente alluvione del 2010, non esista alcun gruppo comunale o intercomunale di protezione civile che, essendo un gruppo di volontari alle dirette dipendenze del sindaco in caso di necessità, potrebbe essere attivato immediatamente, il Consiglio Comunale impegna il sindaco a inviare un bando esplorativo per verificare se sul nostro territorio comunale vi siano almeno 15 volontari, che è il numero minimo richiesto per la costituzione di un gruppo comunale di protezione civile, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, disposti a partecipare ad idonei corsi di formazione per volontari che vengono periodicamente indetti dalla provincia di Verona e quindi a costituire un gruppo nogarese di protezione civile. Quando abbiamo buttato su questa mozione, era il 26 di giugno, quindi era dovuta anche agli eventi comunque calamitosi che c'erano stati circa un mesetto prima, però non solo, perché comunque ci ricordiamo anche, al di là di qualche giorno fa, ma quella che è stata proprio la mano che ha dato la protezione civile anche nel nostro territorio comunale ancora nel 2010 in occasione di quella sorta di alluvione comunque che c'è stata nella giornata di Ferragosto 2010. Se, come è stato detto prima, è difficile formare un mercatino a chilometri zero, sicuramente non è facile neanche fornire un comune, come può essere quello di Nogara o come qualunque altro, di un gruppo comunale di protezione civile, però allo stesso tempo riscontriamo quali potrebbero essere i benefici effettivamente che potrebbero apportare, ripeto, senza sovrapporsi a nessuno, ma dando comunque un aiuto anche alle piccole iniziative come possono esserci o anche alle feste tipo feste di esordio o quant'altro, comunque questa amministrazione interrà promuovere. Abbiamo visto comunque anche in occasione, mi ricordo, della festa del riso curenoso del 2010, quella durante la nostra quando eravamo insomma in amministrazione nuova come noi altri come maggioranza, c'era stata la necessità appunto della protezione civile anche per organizzazione di eventi, mi ricordo in specifico anche la festa del riso curenoso, che aveva permesso proprio di coadiuvare il corpo vigili urbani e l'aveva fatto comunque anche bene, anche perché è una presenza comunque che penso sempre viene comunque anche apprezzata da parte della popolazione, oltre a dare degli interventi comunque qualitativamente ottimi. Quello che vi chiediamo non è ovviamente qualcosa di impegnativo nel senso di obbligare l'amministrazione comunale, però secondo noi magari la possibilità di sentire se c'è sentore da parte di qualcuno, magari si parla alla fine di un numero che non è limitato, se vogliamo, però non è neanche notevole, perché 15 volontari su quasi 9.000 abitanti forse si potrebbero anche trovare, e credo che potrebbe dare comunque un contributo per questa amministrazione, comunque per l'amministrazione che anche ci saranno e che si insedieranno in futuro, di notevole spessore. Volevamo appunto capire i mezzi informativi comunque ci sono, parleremo stasera anche eventualmente di quel maxi
creare uno chiamato il maxi pannello, tabelloni, forma città, potrebbe anche quello diventare comunque veicolo per sentire se effettivamente questa volontà da parte di qualcuno a Nograra potrebbe anche esserci, o anche nel caso in cui non arrivassimo alle 15 persone, il fatto comunque di sapere che nel nostro territorio comunale ci sia qualcuno veramente interessato a poter contribuire e fare del volontariato, che come abbiamo visto è quanto mai necessario anche in momenti proprio stringenti di tempi, come è stato l'ultimo terremoto al quale abbiamo assistito, potrebbe diventare anche la nostra eventuale forza in termini di volontari, un eventuale gruppo di supporto anche a altre realtà comunali nel momento in cui non dovessimo raggiungere le 15 unità. Allora, ringrazio tutto per la mozione perché è un argomento molto interessante. Mi sono informato in questo periodo di cosa c'è in giro, di cosa non c'è, eccetera. Noi adesso attualmente abbiamo una convenzione, proprio Pusolano, il quale fa parte comunque della famiglia dell'Associazione Nazionale Alpini, cosa che noi ancora abbiamo ben presente e che dovrebbe dare anche di volontari al gruppo Pusolano. Come mi è stato fatto notare nei miei colloqui, l'Associazione Nazionale Alpini di Nograra è stata una delle fondatrici del gruppo Pusolano. Ora, essere favorevole o meno a una squadra di protezione civile, secondo me bisogna istituire un attimo un piccolo gruppo di lavoro, infatti io presenterò un emendamento a questa mozione per capire, per discutere meglio, non è che in una serata si può sviluppare bene questa cosa, perché comunque per fare un gruppo di protezione civile ci vogliono almeno 25-30 persone, nel senso che con 25-30 persone riesce a garantire una quindicina di persone operative. Dunque bisogna raccogliere tutte queste persone, bisogna vestirle, cioè bisogna dargli le dotazioni ai dispositivi di protezione individuale, okay? Bisogna assicurarli, bisogna far tutto, ma soprattutto ci vuole uno start-up iniziale di dotazione di mezzi che non è di poco conto, e se andiamo nell'indirizzo di fare della intercomunità con intercomunalità e i servizi, noi andiamo a farci squadra di protezione civile per Nogara, sì, è giusto che è a Nogara, agisce a Nogara, eccetera, però bisogna tenere conto che la squadra di protezione civile poi dopo va iscritta all'albo regionale, poi nazionale, eccetera, viene gestita con forse della provincia, eccetera, però poi se viene chiamata il terremoto a Sull'Etna deve andare là. Non so se mi spiego, cioè la squadra di protezione civile deve essere composta almeno da due squadre operative in modo che una resta e una va, e sempre su disponibilità di un po' di persone. C'è un bel po' di costi da sostenere, ma soprattutto quello che si è sempre creduto, e secondo me in maniera errata, la protezione civile non può fare polizia stradale. Se voi avete notato, nelle ultime manifestazioni la protezione civile non era presente per due motivi. Uno, il motivo principe era l'emergenza terremoto, ma poi dopo hanno avuto delle direttive a livello ministeriale che loro non possono più fare polizia stradale, loro non possono più mettersi nelle strade, perché è come se io e te Simone ci mettessimo due casacchi e avessimo fatto la paletta. Non hanno nessun tipo di valore giuridico. Se succede qualcosa, le rogne possono essere imputate all'amministrazione comunale, che si è affidata di due volontari ma non persone atte a fare questo compito, per cui andremo in mezzo anche alle grane. Quello che serve a Nogara, secondo il punto di vista, dopo siamo qua per discuterne, è un gruppo di persone, mi pare che una base ci sia anche, un gruppo di persone che può essere d'aiuto quando ci sono le manifestazioni, a cui si possono fare dei corsi specifici per quanto riguarda la, tra virgolette, chiamiamola polizia stradale, però che possono essere fatte, non so, per manifestazioni podistiche, ciclistiche, sagre, sagrette, sagrone, eccetera, a cui l'amministrazione può fare, appunto, fare questi corsi e un'assicurazione specifica. Questo secondo me è una cosa che è da tempo che io e Antonio ne parliamo per vedere se si riesce a fare qualcosa, perché per esempio nell'ultima corsa ciclistica mi sembra che il gruppo degli animatori abbia dato una mano ai vigili urbani per dare una regolamentazione al traffico.
sistemare quanto prima, perché appunto bisogna farlo. Cioè, se intendiamo costituire un gruppo di supporto ai vigili, bisogna però che sia adeguato secondo le normative e vedere le competenze che possono avere. Dobbiamo dare fine su questa cosa. Si potrebbe fare, io invito adesso in questo emendamento il sindaco a fare un gruppo di lavoro, vedere dove ci si può spingere, se è il caso di fare il gruppo di protezione civile, vedere cosa può costare, o se si può, tra virgolette, limitare a un gruppo di lavoro che può supportare il corpo di polizia municipale quando non ne abbia bisogno, vedere, dare dei confini a questo gruppo di persone. Il volontariato sembra ben accetto, il volontariato è forma di civiltà. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa dell'emendamento, che così avviene. Sì. Allora, io ho fatto il Consiglio Comunale impegna, cioè la parte finale praticamente, invita il sindaco a coordinare un gruppo di lavoro costituito dai capigruppo che verifichi l'efficienza e l'efficacia del proprio gruppo di protezione civile, in modo da capire come sta andando. In caso di constatata inefficienza ed efficacia, se esistono le condizioni di fattibilità del gruppo di protezione civile novarese. Sempre poi. Sì, adesso noi siamo anche stati un po' in imbarazzo a rispondere a questa cosa qua, perché abbiamo colto l'esigenza che ci sembra legittima di avere sottovalutato. E tutto sommato in quel momento diciamo sì, ci va bene, proseguiamo la via. Dopodiché Pierpaolo ha fatto, lo ripeto, ha fatto una serie di verifiche per cui a Sorgà vanno per conto loro, Gazzo vanno per conto loro. No, sì. No, noi facciamo parte di un gruppo isolano che ha una serie di positività e di negatività, cioè nel senso che è un gruppo abbastanza grosso per mille motivi, che poi non ti adesso sta qui a tirare fuori, non è mai riuscito a dotarsi di sedi stabili, tanto è vero che c'è stata anche una polemica qua non abbastanza recente, perché c'era un fondo di finanziamento in parte regionale, poi era stata richiesta anche una parte di contributo pro capite a tutti i comuni per fare una serie di valutazioni o meno. Io non ho mai riuscito a mettere in piedi questa questione, non per incapacità o meno, proprio per una serie di difficoltà di rapporti tra i vari comuni. Quindi noi siamo oggi, dall'altro lato abbiamo un'organizzazione legata agli alpini, bene o male, che in parte a volte confluisce nella protezione civile, a parte agisce autonomamente, che ha una sua realtà e una sua efficienza, quindi dobbiamo dire da questo punto di vista che c'è questa questione. Quindi andare a costituire un ulteriore gruppo sotto la denominazione di protezione civile, che quindi vuol dire corrispondere a una legge nazionale, una serie di cose, ci mette in imbarazzo perché dovrebbe rispondere a certi requisiti che vanno a confliggere con tutta un'altra serie di realtà. Anche se invece poi coglievamo l'esigenza di fondo di dire di avere un gruppo qua. D'altra parte, lo sai, noi da un po' di tempo ci servivamo in maniera, servivamo per collaborazione anche dei radiomotori di altri, perché hanno dato disponibilità, hanno fatto anche loro dei diritti, loro che si fanno essere di supporto anche lo devo due volte e quindi dobbiamo anche ringraziare, quindi da questo punto di vista c'era un piccolo gruppo che deve essere ancora di questo genere. In questo momento siamo anche in imbarazzo a dire facciamo il gruppo di protezione civile, allora ci sembrava più opportuno di cogliere il suggerimento che condividiamo da questo punto di vista in fondo. Facciamo un ulteriore approfondimento da questo punto di vista, quindi verifichiamo anche con la civile, perché devo dire che ho avuto anche alcuni stop precisi da questo, facendo una valutazione da parte della stessa protezione civile intercomunale, dicendo ma delle robe che insomma vanno chiarite. Allora il suggerimento ci sembrava la criticità dell'emendamento, diciamo raccogliamo l'esigenza, verifichiamo fino a che limite questo gruppo di supporto potrà essere protezione civile o potrà essere un gruppo di supporto, come sembrava le tue intenzioni, alle forze di polizia locale, alle manifestazioni o meno. Quindi capire qual è anche il limite giuridico di operatività. Sì, infatti quello che volevamo dire nella nostra proposta, al di là degli aggiornamenti che abbiamo appena avuto, non era qualcosa né che andava a confliggere con nessuno, a sminuire comunque l'operato, perché ne abbiamo solo che beneficiato finora, quindi sarebbe anche da stupidi. Certo era che nel momento in cui dovessero vedersi le condizioni comunque anche per poter fare qualcosa, abbiamo sentito prima che il futuro anche del corpo vigili sarà anche per quanto riguarda il nuovo distretto con un punto specifico su Nogara, senza, ripeto, sovrapporsi a nessuno, se ci fosse stata anche questa opportunità,
se non fatto quello che sto verificando nel termine più gratifico. Se ti va bene la Una cosa volevo dire sul gruppo isolato, oppure comunque sul gruppo dell'ANA per la protezione civile. E comunque se il gruppo isolano è impegnato, che so, se c'è un'inondazione o una pioggia torrenziale che ha bisogno a Isola, eccetera, se loro sono già impegnati, rispondono tutti. Il gruppo ANA di Verona consta di 450 persone, dunque basta fare il numero verde e dire guardate il gruppo isolano da fuori, mi servono altri volontari, infatti in altre occasioni da Grezzana e altri paesi mi sembra scorse necessità sono venuti tempestivamente a fare il loro lavoro, insomma, perché non inviati dal centro provinciale. Sono attentamente, se no pregherei a molto di dire, poi pregherei di rileggere l'emendamento da parte di Fregnano. Prego. No, sulla proposta dell'emendamento, io personalmente ho amministrato 5 anni e ho trovato che sempre disponibilità e rispondenza il gruppo di protezione civile intercomunale incaricato veronese coordinato da Giovanni Tracuca Castellani, alla quale come amministrazione tra parentesi abbiamo fornito delle dotazioni, cioè motopompa, materiale e cose di altro genere. Tra parentesi, Giovanni Castellani non è che vuole portarlo qua, però è colui che coordina, non solo qui nella nostra zona, eccetera, è stato colui che ha partecipato fattivamente con gli uffici comunali, con l'amministrazione mia, per predisporre quel piano di emergenza, di protezione civile, che è stato dato stampa comunicato da questa amministrazione qualche mese fa, giusto, è stato predisposto allora, comunicato adesso, secondo me ha fatto un lavoro anche egregio. Allora, io personalmente non ho nulla in contrario se si vuole vedere di aggregare il nostro paese e quelli che vogliono farlo nell'ambito di un sistema di protezione civile, però non dobbiamo neanche dimenticarsi di quelli che ci sono e che stanno secondo me lavorando in maniera egregia, che sono dell'anno, cioè giusto come ha detto Pregnani, cioè l'Associazione Nazionale Alpini. Quindi la mia personale opinione è che il momento in cui lo Stato, le regioni e le province difettano di fondi, questa è la verità, non hanno denaro. Nel momento in cui bisogna cercare, come dicevo all'inizio, parlando della convenzione del segretario comunale, di aggregare i codici di servizi e andare a fare localizzazioni, rischierebbe, secondo me, di creare dei figli poveri dove non ce n'è per nessuno. Sarei piuttosto a vedere, io, questa è la mia opinione, anche discussa con il mio gruppo, se c'è la possibilità di integrare un gruppo locale che si rende disponibile per quelle esigenze che è stato da detto, quindi manifestazioni, portate, eccetera, però di trovare modalità di dargli se c'è questo discorso di una sua adeguata autonomia, posso dire una sua autonomia gestionale per certe determinate situazioni nell'ambito di quello che è l'esistente. Quindi io sinceramente, al di là della proposta di emendamento che è stata formulata dal consigliere Tregnago, non voto contro, ma mi asterrò perché il senso che della nostra proposta è questo. Ma non mi sembra il caso di, cioè io dico contro di costituire gruppi di lavoro, cioè mi sembra di voler ogni volta andare a, cioè dobbiamo, insomma, l'amministrazione è il sindaco, almeno tu lo sai perché lo fai ogni giorno, bisogna decidere, ecco quello che voglio dire. Siccome mi sembra che l'impostazione del ragionamento sia abbastanza lineare con quello che ho detto anch'io, cioè io non sarei neanche tanto a stare, cioè decidiamo, se si dice niente, se no decidiamo, scusate di dire, vabbè, volete costituire il gruppo di lavoro, che sia una cosa snella, che sia fatto in valutazione con altri colleghi comuni di limitrofi e tenga conto di quello che ci abbiamo detto. Il gruppo di lavoro è fatto per cercare di discutere sull'esigenza che potrebbe avere Nogara in più oltre alla protezione civile. Perché praticamente quello che hai detto è confermato quello che ho detto prima, cioè il gruppo dell'ANAC è a livello nazionale, dunque dotazioni eccetera, finché si vuole. E Giometra Castellani è una persona che conosco da una vita per caricarsi come la mente, e abbiamo fatto un percorso di tutto il discorso storico in questi giorni di quello che ha fatto la protezione civile a Nogara. Il gruppo di lavoro è per vedere se riusciamo a formare un gruppetto eventualmente non per andare a tirare via la protezione civile assolutamente, ma magari per aiutare.
capisco, mi è stato detto in più termini, non può più intervenire in questo tipo di manifestazione. Noi proponiamo questa proposta di integrazione, quindi mettiamo in votazione la proposta del gruppo. Leggila. Allora, Consiglio Comunale impegna il sindaco a coordinare un gruppo di lavoro costituito dai capigruppo che verifica l'efficienza e l'efficacia della quale gruppo protezione civile, in caso di constatata l'efficienza, di verificare se esiste una condizione di stabilità in gruppo di protezione civile non ha preso tutto bene. Favorevole. Sull'emendamento stiamo votando. No, nel senso che è integrato, c'è la parte di mozione, il consigliere Falco viene integrata. Tutto 7, mozione 87-23, presentata dal gruppo consigliere del Movimento 5 Stelle, con il ritiro del 2027, riguardante l'installazione da parte di una ditta privata della casa dell'acqua. Prego, consigliere. Sì, chiedo completamente al messo di distribuire questa maggioranza, perché tutti i giorni che stiamo parlando sono, risulta difficile spiegarmi bene. Come? Ma te lo do adesso, però. No, ma lo stampa la mia, la stampa la mia stessa. Mio Dio. La nostra mozione chiede appunto che la delibera 27 del 15-5 di quest'anno, riguardante appunto l'installazione da parte di una ditta privata della Casa dell'Acqua, venga ritirata, anche perché a nostro avviso è antieconomica. E quindi diciamo che il Consiglio, il Comune, deve tutelare i cittadini. Se guardate nel resoconto economico della Casa dell'Acqua Fonte Nostra, che è quella sostanzialmente che noi citiamo ad esempio in quel video, anche perché c'è già, quindi prendiamo ad esempio quella, vedete che i ricavi sono di 37.582, i costi sono di 12.893. Praticamente la Casa dell'Acqua di Zevio ha un netto di quasi 25.000 euro tutti gli anni. La Casa dell'Acqua di Zevio bisogna capire che è in un plus ultra, costa 60.000 euro, è grossissima. È stata fatta grande, è stata fatta quella più grande, spendendo anche tanti soldi, perché era la prima sostanzialmente di tutto il Veneto e quindi c'era da dare lustro a questa cosa. Le case dell'acqua partono da 20.000 euro in su e noi, se potete vedere nel foglio 2, quello dove c'è la tabella BEP, break even point, cioè il punto di pareggio, noi a Nogara lo riusciamo ad avere con erogazione di 2 milioni e quasi 400.000 litri d'acqua. Se si considera che una famiglia media nogarese, questi sono dati del 2010, purtroppo c'erano quelli, non abbiamo dati più recenti, è composta da 2,53 persone e che i componenti della famiglia media consumino 2 litri d'acqua a testa, al giorno. Risulta che la nostra famiglia consuma 1845 litri di acqua in un anno. Dividendo i 2.342.000 litri, risulta che necessitano di 1270 famiglie in un anno per permettere il raggiungimento del PEP. Se consideriamo che le famiglie di Nogara, sempre nei dati o quelli, erano 3.424, considerando che solo il 15% di esse compra l'acqua dalla Casa dell'Acqua, praticamente noi in 2,47 anni abbiamo il BEP, raggiungiamo il BEP. Quindi significa che